riflessioni equestri, attenti, sta per iniziare la prima parte, ma dovete guardare con attenzione anche la seconda parte. A tra meno di un secondo. Riflessioni equestri. E era il momento che pubblicassi una puntata interamente su ciò. Oggi è il 5 aprile, il lunedì di Pasquetta, e è venuta fuori l'esigenza di dialogare nel web con quanti seguono. Fra i tantissimi utenti che vedono i video dell'Accademia Italiana di Alta Scuola Equestre, quanti interagiscono nel mio profilo Onofre Garuba Toscano su Facebook o anche sulla pagina del profilo Aiase, quanti scrivono nel forum dell'Accademia, abbiamo notato che vi è una grandissima attenzione al cavallo, al suo benessere, al suo giusto e corretto impiego, e la gente inizia a comprendere bene cosa significa addestrare seriamente un cavallo, ma ancor prima avere a che fare con un cavallo. In una puntata vi dissi il motto conosciutissimo: cavallo vecchio, cavaliere giovane, cavallo giovane, cavaliere vecchio, si intende come esperienza. Ancora esistono in Italia tantissimi che possiedono cavalli, che praticano sport equestri, dalla semplice passeggiata domenicale alla competizione importante. L'attenzione che va data al cavallo deve essere somma, massima. Io ad esempio conosco tanta gente che al cavallo durante la settimana lavora con la propria professione, il sabato e la domenica, dopo 7 giorni di ferma nel box del cavallo, mettono la sella, mettono redini e imboccature e via per una passeggiata, dicono loro, per rilassarsi di 1, 2, 3 ore. Il danno e il guaio che combinano al cavallo è immane, perché dopo 7 giorni di ferma dentro un box, capite bene che è come se io dicessi la mattina a mia moglie, appena sveglia, alzati e corriamo. È una cosa improponibile per il cavallo. A noi non starebbe bene che qualcuno ci tirasse via dal letto con grande velocità e ci facesse correre. Eppure tanti lo fanno ai loro cavalli. Tanti altri hanno invece un rapporto con il cavallo legato solo ed esclusivamente ad ostentare l'equitazione. Cioè io ho 1, 2, addirittura 3 cavalli e faccio equitazione. Poi se gli chiedete dove la testa, dove la coda del cavallo, hanno un attimo di incertezza. Tanti altri invece hanno un rapporto con il cavallo all'opposto, solo come gioco. Non va neanche bene questo. Nel video che abbiamo fatto sulla non mi ricordo se quello sulla paura del cavallo o il video che abbiamo fatto proprio su imboccatura su, sì, imboccatura no, io proprio specifico che il cavallo non è un cane. E allora sono tanti i motivi per cui, in seguito a varie esperienze e delle richieste semplici ma chiare e precise, è nata l'Accademia Italiana di Alta Scuola Equestre. Ho notato personalmente critiche asprissime nei miei confronti, nei confronti dell'Accademia, gente che scrive ma è un maneggio, altri che scrivono ma chi è costui, altri ancora che da un lato fanno commenti positivi e poi in alcuni forum più o meno noti fanno commenti negativi. Vi è poi un forum particolare che ha un cosiddetto filo diretto, chiaramente non faccio nomi perché questo video deve restare a vita su YouTube, non me lo farò mica tagliare perché nomino qualcuno. In questo filo diretto c'è un anziano cavaliere nazionale italiano che risponde. Io mi sono accorto che ogni volta che personalmente ho risposto a questo forum dando le spiegazioni su argomentazioni portate da altri che io ho dovuto confutare e controbattere, sono stato bannato, cioè il topic, quella pagina, è stata tolta. Poi addirittura è successo che hanno lasciato alcuni di questi commenti negativi, hanno tolto solo le mie risposte. Ultimamente mi sono accorto che sono stato proprio cancellato da questo forum, non posso averne accesso. La qualcosa
non mi lascerà incapace di prendere sonno la notte. Dormirò e dormo sogni profumati, perché ho altri canali per raccontare come stanno le cose. Non è corretto parlare male di altri e solo perché si è tirato in ballo fare le proprie repliche ed essere cancellati. Questa è gente scorrettissima, sia chi gestisce il forum, sia quest'uomo che detiene il filo diretto, che se mi sta guardando gli dico: lei è una persona scorretta, lo sappia. Chiaramente non la nomino, ma la mia soddisfazione nel dirle che lei è scorretta è immensa, è un uomo scorrettissimo. In ogni caso, parlare bene, parlare male, tutti parlano della IASA. Perché? Perché lei, gentilissimo signore, non parla mica male delle redine in ritorno, perché lei, gentilissimo signore, mi preferisce il GOG che va sulle barre allo Chambò che va sulle commissure labiali. Perché lei, gentilissimo signore, è convinto di essere Dio in terra. Purtroppo, santi ce ne sono tanti. E ognuno, in libertà e in democrazia, può dire ciò che vuole. Addirittura c'è chi mi ha paragonato, chiedo conferma alla produzione, al Duce? Sì, al Duce. Come se fossi un dittatore. La gente è strana. Qual è il vero motivo di questo fermento che la IASA ha portato? Intanto il panorama nazionale, poi vedremo in quello internazionale. Perché con gratuità, semplicità di messaggio, cerchiamo di spiegare anche attraverso questi canali, non solo, cosa è l'arte di equitare. Nessuno vi ha mai detto che il lavoro in piano, benedetto e sacrosanto, è la palestra per il cavallo, che poi la sua esaltazione diventa l'alta scuola equestre. C'è una grande passione a vendere cavalli che vengono dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Inghilterra, dall'Ungheria, cavalli chissà perché sono eccezionali, perché ci sono tantissimi giovani che lavorano dalla mattina alla sera questi cavalli, ovviamente devono sbrigarsi perché devono venderli, e li vendono in varie parti. In Italia arriva la seconda e terza scelta, in Sicilia è meglio non dire che scelta arriva. Comunque quella gente usa un principio che è tutto italiano, che è proprio legato all'alta scuola, che è proprio il lavoro in piano. Per tanti noiosissimo, ma vi dico, indispensabile. Risponderò con forza a quanti si opporranno a questo progetto importante di raccontare con gratuità e semplicità a quanti seguono da casa e comunque seguono ciò che accade nel mondo equestre attraverso la IASE, che cos'è il serio addestramento. Tanti mi chiedono: ma chi è costui? Che titoli ha? Io vivo qui, potete venire, sarò ben felice di farvi vedere quanti attestati ho incorniciati a casa, cosa qui facciamo con i cavalli e tantissime altre cose. E vi aggiungo anche una importante notizia. Io, l'ho già detto varie volte, non ho fondato la IASE perché io voglio essere un mito o perché voglio essere il personaggio numero uno. C'è gente che clicca nel mio profilo su Facebook per accaparrarsi tantissimi amici. Io non clicco mai a nessuno. Sul profilo fan è direttamente il portale di Facebook che manda le notizie che riguardano me. Ma in ogni caso, quello che è il mito è l'arte di equitare, è l'accademia, e in modo particolare il cavallo, come Ulisse del Castellaccio, come i puledri che sono nati, come il vostro cavallo che avete a casa. Quante sono le foto che mi arrivano, i video che ogni giorno io guardo con grande interesse, e la gente si meraviglia perché pensano: ma ci presenterà un conto alla fine? Nella maniera più assoluta. Sapete anzi il conto qual è? Questo. Questo è proprio la carpetta brochure dell'Accademia Italiana di Alta Scuola Equestre che noi consegneremo a Roma Cavalli dal 9 all'11, dove dietro, dentro vi sono scritte una serie di notizie, abbiamo varie foto di persone semplici, normali, come me, che hanno i loro cavalli e che vorrebbero veramente equitare bene. E dove, per chiarezza, abbiamo anche scritto i costi delle patenti, i costi delle affiliazioni. Costi bassissimi, non sono sicuramente le patenti da 5 euro che vi assicurano soltanto un pelo del vostro braccio. Le nostre patenti vanno da 15 euro la patente A, 25 il brevetto, ma sono scritti qui, il primo grado 40 euro,
il secondo grado 55 euro e con grande gioia abbiamo ripristinato il terzo grado che costa 70 euro. Chiedete un po' quanto costa un secondo grado di qualche altra federazione. Questa è la patente dell'Accademia, una patente rigidissima, non un cartoncino, molto bella, elegante, dove dietro vi è il numero di affiliazione, vi è la data di rilascio, data di nascita e il nome della persona e i titoli che la persona ha. Ho detto in varie risposte che ho dato che riconosciamo solo due patenti, riconosciamo la patente della FISE, sino massimo al primo grado, e la patente della FITETREC ANTE, per convertire il compare titolo ma fino al primo grado, perché nessuno ha mai fatto le cosiddette aree alte, perché prima che entrasse in campo la IASE nessuno si sognava di parlare di alta scuola.